Allora, di solito quando faccio la parte SID mi piace molto utilizzare questo plugin. In questo caso il preset si chiama Clap Riffer. Ve lo faccio sentire prima nudo perché ci ho aggiunto altre cose. In questo caso ci ho aggiunto un random chord, è un plugin che crea dei gruppi di chords e tu te li puoi aggiustare come vuoi, o meno 12 più 12, puoi cambiare le varie note su come mettere questi accordi. In questo caso ho utilizzato un semplice major e già qui sentite la differenza. Non contento del risultato, l'ho equalizzato, aggiunto un riverbero per farli incastrare meglio con il groove e alla fine, per dargli una sound un po' più, io lo chiamo tagliente, un po' più raw, gli ho aggiunto un redux abbassandolo il beats a meno 14 e un raise a 20 Hz e il risultato finale è questo. Questo era un estratto preso dal nuovo videocorso sulla produzione Tech House. I primi 20 acquisti riceveranno il plugin Fire the Bass in omaggio. Per acquistarlo e guardarlo per intero, clicca il link in descrizione.